è più di un ottavo di finale. È una sensazione di déjà vu lunga 3 mesi. Una notte che ci ha tolto dall'inferno e ci ha dato nuova linfa. Un'esultanza di Ben Yedder che manca da troppo tempo. Un grido secco che riecheggia. Noi siamo il Monaco. E poi gira! Pellegri! Un gol pazzesco! Pazzesco di Pellegri! Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo super e nuovo soprattutto episodio della carriera, il numero 34, un episodio che comprenderà un mese intero e quindi 5 partite più 2 della nazionale, forse qualcuno in più perché dipenderà da quello che faremo negli ottavi di finale di Europa League, carriera che come vi avevo promesso sta uscendo con più costanza rispetto al passato. Peraltro siamo in periodo d'europeo e quindi oltre a ricordarvi, anzi a comunicarvi perché non ve l'ho mai detto, che dalla fase ad eliminazione diretta saremo con più costanza anche live su Twitch, non posso che ricordarvi che in descrizione c'è anche il mio sito di maglie. Qualora abbiate voglia di acquistare qualche maglia o tuta, perché no, per questo europeo o per la prossima stagione 21-22. Intanto io vi mostro un qualcosa che mi sono fatto mandare qualche mese fa e che forse ho anche già fatto vedere, che è questa tuta dell'Italia, che non è per niente male. Io mi ci alleno, magari ecco, non d'estate, però mi ci alleno volentieri, per farvi capire che il sito, che vi ricordo in ogni episodio e che vi offre anche la possibilità di uno sconto con il mio coupon, vi offre non soltanto maglie ma anche ottime tute di qualsiasi tipo per allenarvi. Detto questo, eccolo qui il menù della carriera, una classifica che ci vede al quarto posto in questo momento a meno 3 dal Lione che è terzo. È una stagione che comunque possiamo reputare positiva fino a questo momento. L'obiettivo è la Champions League ed è un obiettivo più che raggiungibile, perché in questo episodio giocheremo 3 partite di campionato sicuramente, poi come vedete le 2 di Europa League, forse una terza, speriamo. Ragazzi, mettetevi comodi perché questo è un episodio incredibile che vi ho appena presentato e quindi patatine, popcorn, storia su Instagram taggandomi mentre guardate l'episodio, che sono curioso di capire come lo state guardando. E adesso sì che possiamo partire. Ale Monaco! E si parte dalla pioggia del Louis II, da Monaco contro Nîmes e da una squadra che scende in campo con tantissimo turnover, perché poi ovviamente c'è la Z, perché si gioca tanto, si viene dal match di Coppa vinto contro il Montpellier e dunque in grafica vogliamo subito a leggere la formazione, che è la seguente, con Benjamin Lecomte tra i pali e poi Ballo Touré, Ayer, Disasi che torna dopo tanto tempo e Florenzi in difesa con Florentino che ha le chiavi del centrocampo a fianco di Tchouaméni, Sanchez, Verschkaren e Gelson alle spalle di Moise Kean. Provicino su Berro, supera Florentino e poi riapre sul 34, quindi Sar dentro l'area, all'indietro per Berro che ce l'ha sul destro, non calcia, preferisce Agnasson, Lecomte e poi Touré. Doppio miracolo difensivo della Monaco, primo brivido. Mentre c'è il lancio per Eliasson. A rimorchio Melling, quindi Benro va sul sinistro, poi torna sul destro, le contano bene! Vantaggio del Nîmes. Vantaggio del Nîmes al 28esimo, vantaggio meritato. Per quanto riguarda l'intervento di Lecomte, voglio essere buono e vi dico che secondo me è perdonabile l'errore, tra virgolette, perché la palla, vedete, viene deviata e arriva sì lenta ma non bene. Lui cerca di sporcarla, lo fa sui piedi dell'avversario, ma prima aveva fatto il miracolo. Prova ancora un corridoio, Saelemaekers, stavolta guarda Kean, guarda anche Sanchez che è solo in area, calcia su Rainé che salva tutto. Dedos dentro ancora per Eze, torna Touré. La voglia del Monaco in questo finale in cui loro si chiudono, ma non troppo perché c'è spazio per Kean che vuole attaccare contro Kelly. Lotta in velocità, corre Kean, rientra sul destro, calcia a giro Kelly 2 volte. Kean cambia direzione, arriva Saelemaekers, ecco il campo per il belga centralmente. Segue Kean, occhio a Onyekuru dentro, servito in area, a destro Rainé. Rainé poi sulla ribattuta raccoglie Touré per Onyekuru, dentro va Kean. Saelemaekers si è fatto male, è entrato lui per Verschkaren che si era fatto male, incredibile.
Gelson, anzi Onyekuru dentro per Ken Murato. Onyekuru! Onyekuru! Al 91esimo! 1-1! L'orgoglio del Monaco! Con fortuna nel rimpallo, dopo tanta sfortuna. Ve lo dicevo in questa azione. Salemakers entra al posto di Vershkanen che si fa male anche lui. E qui rimpallo Onyekuru, fa 1-1. Minimo indispensabile. In una partita che era da stravincere contro la terz'ultima in classifica. Invece ci vede perdere altri due punti. Quindi teniamoci almeno questo punticino e capiamo cosa hanno Vershkanen e Salemakers. Allora, Vershkanen è 5 giorni per una contusione alla spalla. Salemakers non ci dicono nulla, quindi immagino stia bene. Meglio così, perché vi ricordo che abbiamo fuori già Ben Yedder da tanto tempo. Ben Yedder che risolve in questa stagione quella partita storica. Il Monaco va sotto, gol di Boadu. Erano i 90 minuti che decidevano la stagione, che vi lascio qui sopra nelle schede, perché vanno visti prima di questa partita, per capire ancora di più, per comprendere ancora di più il senso della trasferta che stiamo per andare a fare, valida per l'ottavo di finale di Europa League. All'epoca era valida quella trasferta per la sesta giornata, vincendo, e lo abbiamo fatto, ma non dipendeva neanche da noi. Potevamo sognare il sedicesimo, raggiunto e poi superato. Adesso di nuovo a Zed, sensazione di déjà vu per gli ottavi di finale di Europa League. Gara d'andata, è il 10 marzo 2022. È più di un ottavo di finale, è una sensazione di déjà vu lunga 3 mesi, una notte che ci ha tolto dall'inferno e ci ha dato nuova linfa, un'esultanza di Ben Yedder che manca da troppo tempo, un grido secco che riecheggia: noi siamo il Monaco, dall'Apas Stadion di Alkmaar a Zed contro Monaco. Buonasera da parte di Federico Marconi e benvenuti all'ottavo di finale d'andata dell'Europa League. L'ultima volta che abbiamo sentito l'inno in questo stadio cercavamo una consapevolezza che abbiamo poi ottenuto, quella stessa consapevolezza che sarà fondamentale oggi per affrontare questa sfida d'andata nel modo migliore, più maturo possibile, contro questo avversario, contro quel numero 9, ma poi occhio anche agli altri 10 in campo che sono pericolosissimi, ma vediamo soprattutto come risponde il Monaco di Federico Marconi, che fa gruppo per la foto di squadra e poi per qualche carica. Poche sorprese di formazione, praticamente lo stesso 11 visto ad Amsterdam. Davanti alle Comte ci sono Touré, Ayer, Koundé e Florenzi, con Tchouaméni e McTominay in mezzo, Draxler, Martins ed El Shaarawy alle spalle di Moise Kean. Occhio al tema Onyekuru, che ha risolto in parte, salvato il Monaco contro il Nîmes. E allora occhio, perché potrà entrare ed essere decisivo, ma intanto la tocca a Boadu. Si comincia ad Alkmaar, riesce ad aprire su Svensson. Monaco che difende in questi primi 6. Owejan dentro, Boadu la sposta sul destro, Le Comte. Attenzione a Boadu, primo squillo del 9. Sinistro di Ivan, colpo di testa Le Comte. Gatto dice subito no. Klesson, Owejan, Ayer ancora a metterci il piede, ma poi se la dimentica. Klesson in area, va con il destro, Le Comte. Non è finita, c'è Boadu, calcia lui, Le Comte facile, continua a giocare soltanto la Zed dopo 17 minuti e mezzo. Occhio ad Ayer sul secondo palo. Cercato, Christopher Ayer, palla messa fuori, poi Tchouaméni raccoglie, eccolo Ayer, lascia il pallone a Florenzi, destro di Florenzi, deviazione con la mano, calcio di rigore. Calcio di rigore, e a me viene da ridere, a me viene da ridere, perché io vi ho detto questa cosa l'ultima volta. Non ne segniamo uno ultimamente, il prossimo lo calcia Le Comte, io ve lo dico. Che poi questo non è mai calcio di rigore, eh. Questo non è mai calcio di rigore, però il problema qui è un altro. Il problema è che io ho dato la mia parola, devo scontare una scommessa. Lo batte Le Comte.
questa fa male. Questa potenzialmente ci fa male, perché poi può anche farci sembrare sbruffoni, no? In realtà avevamo semplicemente una scommessa da dover portare a termine e il risultato purtroppo non è cambiato. Peraltro l'avrebbe parata il portiere che aveva intuito. Ma adesso sta prendendo campo il Monaco, tanta fiducia per la squadra francese. Va dentro Ken, McTominay lo serve, Ken la fa passare, finta il destro che diventa buono per Martins, guarda dentro, crossa Letchert, poi il Sharawi, finta il destro, lo prova a giro sul fondo. Carson, San Giuste, dentro per Guadu, occhio che si gira e spacca la porta. Ma se gli concediamo così tanto spazio è facile. Guadu, che ci aveva provato tante volte nel primo tempo, segna ancora al Monaco dopo i gol nella fase a gironi. 1-0 per la Zed. 66-1-0. McKennie, dentro bene per Tchouaméni, occhio al movimento di Wenzel Olsen, servito in verticale, non esce il portiere, anzi sì, ma la tocca morbidamente! Wenzel Olsen! Un gol pazzesco e pesantissimo! 1-1! Entra dalla panchina e fa gol l'australiano! Sempre più pesanti i suoi timbri! Pesanti e belli! Ciao a Rodriguez! 1-1! Tutto bellissimo! Tutto bellissimo! La tiene dentro, insiste, poi Boadu! Per il 2-1. Per il 2-1 della Z. Ancora Boadu al 75esimo. Adesso occhio che ha tanto, tantissimo campo in contropiede Svensson. In ritardo è stanco Florenzi. È un 3 contro 5. Arriva il pallone dentro per Claesson! Ayer! E se passeremo il turno dovremo fare una statua a Christopher Ayer, perché ci dà ancora vita intanto in questa di partita. Poi vedremo il ritorno. Corre Ken, dentro Wenzel Olsen, arriva anche Martins, lo vede Ken, cross, Mjelson! Sul fondo. Sarebbe stata la fotografia perfetta del gol mangiato col subito. Sarebbe stata una mazzata psicologica e statistica, visti poi i gol in trasferta e il fattore rimonta per il ritorno. E invece credo che dovremo accontentarci, almeno per ora, di questa sconfitta che ci può stare, ma non è ancora finita. Ken, Wenzel Olsen, di ritorno! Esce Rodriguez, è finita sì, ed è finita 2-1 per la Zed, che ha meritato questo successo, però è tutto aperto e tra 7 giorni, in questo episodio, vedremo quello che succederà. Quindi archiviamola questa sconfitta, che era da mettere in preventivo. Si gioca in 180 minuti, si può fare. E vediamo veramente che succede al ritorno. Sappiamo rimontare. Da capire se saremo in grado di farlo in casa, perché adesso che cosa si evidenzia? Il Monaco non ha vinto neanche una partita. Anzi, le ha perse tutte quelle che ha giocato in casa in Europa League quest'anno. Ha vinto tutte quelle che ha giocato in trasferta. Oggi perdiamo in trasferta. Vediamo se lo sfatiamo questo tabù al Luid. E comunque, in attesa del ritorno contro la Zed, in campo, in casa della Nizza, con il pallone dell'Europa League. Non perché voglio portarmi avanti col lavoro, ma perché mi sono dimenticato di cambiarlo. È una storia tristissima, ma pensiamo a vincere, che è fondamentale. Ne abbiamo troppo bisogno. Sempre Musaba. Sposta il pallone, trova Atal che va in verticale, dentro il pallone per Danilo, Badiashil addosso ad Atal che va sul destro. Onyekuru è evitato, Atal fino in fondo e segna il Nizza. Le ultime 3 partite del Monaco sono iniziate tutte nello stesso identico modo. Nello stesso identico modo. Non sempre abbiamo preso gol, ma abbiamo sempre iniziato dimenticandoci di giocare. Tanto campo per Maurice. Occhio che è solo dalla parte opposta un compagno. C'è fallo anche di Koundé, ma si gioca per il vantaggio. Corre Maurice, mette dentro Lecomte, salva tutto, ma poi c'è fallo di Badiashil. Calcio di rigore per il Nizza. 2-0 Nizza.
Guiri vuole girarsi, trova un altro corridoio, Cyprien mette a sedere Koundé e poi va di Achille e respinge. C'è Danilo comunque a rimorchio, evita sempre Barreca, va sul destro, torna sul sinistro e fa 3-0. Fa 3-0. Stiamo assistendo a una catastrofe. In 36 minuti la peggior partita in 2 anni del Monaco. Vestergaard fa lanciare ancora, ma Di Achille riesce a disturbare l'avversario e poi a tornare sul pallone. Quindi Tchouaméni dentro per Onyekuru, altissimo il Nizza. Corre Onyekuru verso la porta, Onyekuru apre il piattone e fa 3-1, ignorando Ken, andando a segnare il secondo gol consecutivo dopo quello della settimana scorsa al 91esimo. Meno 2. Testa di Tchouaméni, testa di Verschkaren, controllo di McKennie. Dentro ancora per Verschkaren che si è rifatto male ma trovava Ken, lo manda in porta, in area, Ken, Benitez. Ma adesso è vivo il Monaco, serve segnare ancora, è fondamentale segnare ancora il prima possibile. Intanto angolo di Martins, a cercare Koundé, poi la palla resta lì, traversa, non è entrata, non è entrata. Miracolo e traversa sul colpo di testa di Badiashil. Io non ci posso credere, non ci posso credere. Sta ripartendo il Nizza. No, perché Aguilar chiude. Adesso c'è soltanto una squadra in campo, sì, ma è quella monegasca, con Verschkaren che nasconde il pallone e riapre. Onyekuru in area, guarda in mezzo Ken, poi sterza sul destro Benitez. Ancora su Ken, dentro, un grandissimo pallone per McKennie, in area, McKennie, 3-2, il gol di West McKennie, che finalmente non se lo divora a tu per tu col portiere, ma soprattutto riapre clamorosamente la peggior partita in 2 anni del Monaco. Adesso 18 minuti per farne altri 2, vuole uscire ancora il Monaco. Ken è andato, ma saliamo con più uomini che è meglio. Con più uomini che è meglio. E con McKennie si aprono. Arriva anche Martins. Servito Martins, palla forse lunga. Benitez, McKennie sul fondo. Sul fondo. Dentro arriva anche Verschkaren, che taglia il campo. Lo taglia bene. Vicino Gelson, servito, si aprono, va Martins, fino in fondo, Gelson, calcia Benitez sotto le gambe con la calamita, non vi dico dove perché l'avete capito, clamoroso, ma restiamo in zona. McKennie per Ken che si gira, sempre Ken, sterza, vuole scaricare il pallone, non ci riesce, scambia con Ken, può correre, può correre, dentro McKennie, visto, servito, no! No, no, non è vero, non è vero. Cioè, cosa poteva succedere di più clamoroso di quello che abbiamo visto? Questo. La domanda è semplice, non si poteva giocare anche il primo tempo come il secondo? 7-0 finiva la partita, 7-0. Però io voglio che almeno un po' di rabbia e di buone cose anche tecniche che ci sono state in questa partita si possano vedere da qui alla fine del campionato, in tutte le altre. Poi, per quello che dipende da noi, non dipende sempre da noi, non vado oltre. Se poi qualcuno di voi mi sa spiegare nei commenti che cosa è successo, cioè per quale leggi della fisica McKennie non è arrivato su quel pallone, vabbè, allora mi fate un favore enorme, perché io non me lo so spiegare. Adesso abbiamo comunque sia un ritorno degli ottavi di finale di Europa League e francamente, conoscendoci, non potevamo arrivarci in modo migliore. Contro la storia, contro i numeri, contro l'ultimo mese, e come se non bastasse, contro un grandissimo avversario. La Ligue del Principato è Monaco contro AZ, la sfida di ritorno degli ottavi di finale, la sfida che vogliamo rimontare. Tocca
il pallone Ken, si riparte dal 2-1 a Zed dell'andata. McKennie a segno nella sfida di campionato persa contro il Nizza, mentre Ken riesce a girare su Tchouaméni, che partenza del Monaco in area. Tchouaméni! Subito la risposta da parte di Verlust. McKennie. Sale Florenzi. Apre bene su Jenson, gran pallone, dentro c'è Ken, visto e servito! Moise Ken! Facile facile! 1-0! E soprattutto in questo momento cambia la storia, perché è un gol che capovolge la situazione. È un gol che porterebbe il Monaco ai quarti. Bene, Tchouaméni in copertura, riparte ancora il Monaco con El Shaarawy. Si fa vedere Ken, la porta il pallone centrale, la porta bene, guarda Ken. Adesso è il momento giusto per mandarlo in porta. Destro di Ken! Doppietta in 22 minuti! 2-0 per il Monaco! Con Moise Ken, che ha preso il tempo ancora. Occhio che è andato Ken, lo rincorre Parker, sempre Ken, fortissimo Ken, traversa! La tripletta in 35 minuti metteva in discussione il mio amore per Ben Yedder poi, eh. Scherzo. Draxler scaricava in tempo per Tchouaméni, di ritorno per il 10, gioca bene il Monaco e lo sappiamo quando vuole. Dentro il pallone per Ken! Fuori gioco! Fuori gioco! Sempre Draxler. Apre per Martins. Converge internamente. A destra sale Florenzi, McKennie lo serve, dentro c'è sempre Ken, anche Draxler, Florenzi al cross, per Ken! Per Ken! Che sforbicia in faccia a Boadu! 3-0, tripletta, Marziano! Che serata magica per Moise! Minuto 84 della partita, fuori tra gli applausi. L'ombre del partito, Moise Ken, dentro al suo posto Dylan Wenzel-Hulst, il suo gol dell'andata ci ha permesso di giocare più sereni stasera, inevitabilmente, mentre arriva il cross per Boadu, che stasera non c'è, e allora se Ken ha fatto tanto davanti, complimentissimi al Monaco, che ha annullato in 90 minuti uno come Boadu su FIFA 21. Ma può ripartire il Monaco con il suggerimento centrale ancora per Wenzel-Hulst. C'è El Shaarawy, la palla è ancora più centrale e quindi McKennie in area per Wenzel-Hulst. 4-0, chapeau Monaco, andiamo ai quarti, chiudete le valigie. Demolito la Z di Boadu, segna anche Wenzel-Hulst appena entrato. Au revoir a Zed, vogliamo noi ai quarti di finale, la più bella espressione di calcio in 2 anni del Monaco di Marconi, l'esultanza dell'Uide, un 4-0 che non lascia repliche. Dunque, andiamo anche a capire qual è la situazione prima di giocarci l'ultima partita dell'episodio e quindi qual è la situazione in Europa League, perché passano il turno, facile il Leverkusen, 2-0 andata, 2-0 ritorno contro la Dinamo Zagabria. Passa il Tottenham che a quanto vedo perfeziona il 3-2 dell'andata con un 2-0 in casa del Getafe del Monaco, lo sappiamo già. Feyenoord che esce contro l'Arsenal perdendo entrambe le sfide, così come l'Eintracht di Francoforte che aveva pareggiato all'andata, perso al ritorno contro la Real Sociedad. Lazio che è l'unica italiana a rimanere in gioco perché demolisce il Trabzonspor. Atalanta che invece si fa rimontare dal Lipsia, e per il resto l'ultima sfida vede uscire una francese, una nostra connazionale, lo Strasburgo, che abbandona per mano del Mönchengladbach, un po' come l'Atalanta, stessa modalità. E allora, signori, questi sono i quarti di finale. La Lazio sarà il nostro avversario allo Stadio Olimpico all'andata, e quindi sono contento onestamente di affrontare un'italiana nel percorso. Vuole far ripartire il Monaco con Onyekuru su quella corsia. Draxler, Vakken, visto, servito, forse perfettamente! Sì, perché si inserisce e continua a fare gol! 1-0! Con un altro timbro da parte di Moise, l'assist è di Julian. Angolo di Martins. Verso McKennie, verso Ken! Ancora Ken! Maledettamente Ken! Per qualsiasi avversario! 2-0, doppietta! Parte Aguilar, parte Jenson senza palla, parte Onyekuru a sinistra. Aguilar per il momento la tiene, vuole Ken!
E lo serve. È andato Moise, non esce Omlin. Ken lo castiga ancora. L'abbiamo aspettato per un po', questo va detto. Ma ricordiamoci sempre che questo signore è arrivato a gennaio. Arriva lui, tre giorni dopo si fa male Ben Yedder. Responsabilità, occhi puntati. E adesso ce lo godiamo. 6 gol in 2 partite. Mostro. Seconda tripletta consecutiva. Applausi, solo applausi, quando è giusto, per una squadra che ha in Ken la fotografia perfetta, l'espressione migliore, ma il lavoro di Ken, che Ken ci mostra, è un lavoro che fanno tutti, perché poi sono due partite di fila che non prendiamo gol e questo per noi, che ne abbiamo subiti tanti in due stagioni, è un tema sicuramente fondamentale. Classifica sì, che sappiamo sarebbe potuta essere anche migliore rispetto a come sarà adesso, che la vedremo. Però una cosa ve la voglio dire: se avessimo vinto le altre partite, magari non avremmo capito che era giusto cambiare qualcosa. Abbiamo cambiato modulo e quindi sposta tanto nel finale di stagione. Vediamo come lo affronteremo, partendo da quale posizione nel prossimo episodio. E la posizione, signori, è quella richiesta dalla società a inizio stagione. Quindi un episodio negativo da un punto di vista dei risultati in campionato, perché prima di questa vittoria splendida erano arrivati un pareggio rosicchiato all'ultimo e una brutta sconfitta che è arrivata, insomma, come abbiamo visto, in casa di uno scomodo Nizza. Però siamo lì. Comunque, signori, per il momento vi ringrazio davvero di cuore per aver seguito tutto il mese di marzo assieme a me. Episodio, il prossimo, che uscirà comunque credo in questa settimana, ma vi aggiornerò eventualmente soprattutto su Instagram, dove vi ricordo di seguirmi. Commentate questo video se siete arrivati a questo punto del video con hashtag Ken. Chi se non lui? Un bacione, never give up e alla prossima. Forza Monaco!